Molte donne, anche belle e piacevoli, molto corteggiate, si lamentano che non riescono a far breccia nel cuore dell'uomo che amano, mentre magari hanno molti corteggiatori che non gli interessano. A capire come fare, non riescono a capire il motivo. Beh, il motivo è molto semplice ed è questo. Non riesci a coinvolgere l'uomo che desideri perché una tua parte non vuole che tu lo coinvolga, fondamentalmente. Invece riesci tranquillamente a coinvolgere gli uomini che ti corteggiano e che tu di fatto non desideri, perché non rappresentano un approvvigionamento energetico, non rappresentano un simbolo. Cosa significa tutto questo? Significa che probabilmente una tua parte, non tanto la tua parte logica, perché la tua parte logica vuole sicuramente conquistare l'uomo che desideri, si aggancia su delle cose, su delle situazioni, che ti fa vivere una persona che in qualche modo si nega, che in qualche modo è sfuggente, che in qualche modo ti produce un rifiuto. Tieni presente che la negazione, il rifiuto, sono sicuramente delle fonti di tensione, delle fonti di approvvigionamento emotivo di cui possiamo aver bisogno, semplicemente perché andiamo a ricercare, diciamo così, delle situazioni che in qualche modo sono transitate nella nostra vita, quasi per un effetto karmico, direi. Ecco quindi che devi tenere presente questo fatto, devi insegnare, se vuoi coinvolgere l'uomo che desideri, perché sicuramente tutte le carte in regola per farlo, devi insegnare questa tua parte a nutrirsi di emozioni che anche tu, o perlomeno che anche la tua parte logica condivide, quindi iniziare a fare una commutazione, anziché agganciarsi sul rifiuto o sull'incertezza, sul dubbio, perché poi alle volte se una persona poi ti rifiuta, nettamente subentrano delle parti logiche che prendono un attimino le distanze, ma quello che coinvolge di più in questi casi è il dubbio. Il fatto che una persona c'è ma non è completamente disponibile, che in alcuni casi si manifesta tratta verso di te e in altri casi invece sfugge, in altri casi non è prevedibile comunque. Ecco, l'imprevedibilità genera una forte emotività che può coinvolgere. Non è detto che coinvolga tutte le persone, ma se tu rientri in questa situazione vuol dire che questo tipo di emotività è quella che ti coinvolge. Quindi devi semplicemente imparare, intanto che abbiamo dentro di noi, diciamo, una parte energetica, una parte sottile, una parte emotiva che può avere delle esigenze diverse rispetto alla sfera logico-razionale. E questa parte emotiva dobbiamo comunque in qualche modo tenere presente che è la parte che comunque che governa i nostri coinvolgimenti, non è la parte logica che governa i nostri coinvolgimenti. Da un punto di vista logico non posso decidere di innamorarmi di qualcuno, posso decidere eventualmente di avere una relazione con qualcuno per un motivo logico, ma sicuramente non sono i motivi logici che fanno innamorare. E quindi se noi abbiamo questa parte ostile, ostile nel senso che che va un po' dove vuole, insomma, che non riusciamo a indirizzarla verso obiettivi che possono darci piacere, gioia, rischieremo appunto di far innamorare tutti meno la persona che desideriamo, per dire. Come si fa a entrare in contatto con questa parte? Beh, intanto comunicando, utilizzando il suo linguaggio di comunicazione. Il suo linguaggio di comunicazione sono le emozioni. Quindi quello che dobbiamo fare è avere la capacità noi attraverso il nostro comportamento, ma attraverso anche la meditazione, attraverso anche la mente, ad entrare in stati emotivi, perché l'emozione è la pappa che questa parte riconosce. E quindi noi possiamo, o attraverso dei comportamenti tali per cui deliberatamente, diciamo, come in un atto rituale simbolico, diamo emozione a questa parte per farcela amica, come
se avessimo a che fare con un bambino, gli diamo un giocattolo, una caramella e ce lo facciamo subito amico. A questa parte dobbiamo dare delle emozioni, dobbiamo dargli subito per prima, non possiamo dirgli guarda, tu fai questo, poi forse in futuro ti darò quello di cui hai bisogno. Non funziona così, dobbiamo prima dimostrare che abbiamo capito di ciò di cui ha bisogno e iniziare a erogarglielo in modo graduale. Anche attraverso delle meditazioni. Attraverso delle meditazioni possiamo andare a recuperare delle emozioni presenti in noi, vivercele e dedicarle, tra virgolette, alla parte emotiva. In questo modo, seguendo la giusta metodologia, ci creiamo un alleato in casa. Avremo molte più risorse di quante pensiamo di avere. E le cose inizieranno piano piano a cambiare. Vedremo che inizieremo piano piano a coinvolgere proprio le persone che ci desiderano e che noi desideriamo, senza quasi fare fatica, insomma. Poi questo è l'inizio ovviamente di una relazione, perché poi una relazione affinché possa andare avanti nel tempo non ha bisogno soltanto di emotività, se no ci sarebbero molti, se no basterebbe imparare, diciamo, a gestire la parte emotiva, cosa che tutti possono fare e avrebbero, ognuno di noi avrebbe relazioni che durano all'infinito. Nelle relazioni ci sono altre parti che vanno governate, perché la parte emotiva è quella che crea l'aggancio, quella che crea l'innamoramento, ma poi ci deve essere tutta una serie di situazioni, anche logico-razionali, di condivisione dei valori, di condivisione, diciamo così, delle credenze, di riuscire a identificare un progetto comune, un percorso comune, creare un'intimità, non un'intimità soltanto fisica, anche se ovviamente è molto importante anche che ci sia un'intimità fisica, ma anche un'intimità emotiva, mentale, per cui avere uno scambio reciproco di, diciamo, emozioni profonde, non soltanto vivere l'emozione, ma raccontare l'emozione. Questo lega molto proprio le persone, fa sì che si crei quasi un campo energetico comune. E tutto questo va costruito nel tempo e se si riesce a farlo, poi si potrà sviluppare una relazione che potrà durare sicuramente un certo tempo in modo positivo. È ovvio poi che tutto è in trasformazione e nulla esiste indipendentemente da tutto il resto, per cui le cose inevitabilmente possono cambiare, le relazioni come possono nascere, evolversi, possono finire, ma se tutto fa parte di un nostro cammino che percorriamo, ogni esperienza comunque può essere vissuta in modo positivo, può accrescere quelle che sono le nostre capacità, come dire, non soltanto cognitivo e emotive, ma anche spirituali, che è quello per chi ci crede, ovviamente, che ci portiamo poi di vita in vita, che non lasciamo, diciamo, nel momento in cui abbandoniamo questo corpo. Bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, seguimi anche sul blog di soluzionevip.com. Ciao!